Mosco Diaries quest'oggi vi porta nel cuore della tundra artica russa. Sono nel circondariato autonomo di Yamal-Nenek e sto per iniziare un viaggio che è, insomma, abbastanza borderline, come vedrete tra poco. Mi aspetto una settimana di vita a stretto contatto con i pastori nomadi del popolo Nenets, o Nenet, se volete dirla all'italiana, che proprio in questo periodo dell'anno radunano tutte le loro renne sparse in giro per la tundra per metterle tutte insieme e spostarsi da altre parti, iniziare una nuova migrazione. Ci sarà un sacco da raccontarvi, un sacco da farvi vedere. Non perdiamo tempo e paidiom! Tanto per cominciare un po' di geografia. Questa storia ci porta nel circondario autonomo di Yamal-Nenek, per gli amici Yanao, il cui capoluogo è Salihard, città di 50.000 abitanti, raggiungibile da Mosca con un volo diretto della Yamal Airlines, perché l'Aeroflot, non si sa perché, quassù non ci viene. Salihard sta nella porzione nord dei Monti Urali, esattamente dove passa il circolo polare artico, e giace sulla sponda orientale del gigantesco fiume Ob, poco più a ovest del punto in cui sfocia nel mare di Kara. Oltre ai Monti Urali e all'enorme penisola di Yamal, non distante da qui c'è quell'enorme isola a forma di pisello, questo pisello, noto come Novaya Zemlya, la Terra Nuova. Famosa principalmente per essere stato il posto dove durante la Guerra Fredda i sovietici testarono la più devastante bomba all'idrogeno mai costruita dall'umanità, che è la famigerata bomba Tsar. Lo Yanao, insieme al circondario dei Nenek, è una terra abitata in gran parte da un popolo di nomadi, il popolo Nenets, o Nenet se volete dirla all'italiana, popolo di origine uralica dalle fattezze chiaramente asiatiche e la cui lingua suona così. Se solo il mio amico pastore potesse avere accesso a Cambly, sponsor di questo episodio di Moscow Diaries. Cambly è una piattaforma di e-learning che permette a chiunque di organizzare lezioni private di inglese ad ogni giorno e ad ogni ora, soprattutto con insegnanti madrelingua di tutto il mondo e quindi con accenti diversi. A seconda che vi serve impratichirvi con l'inglese americano, quello very British, irlandese, australiano, eccetera. But be careful, you cannot learn Indian English because Indian English is not an accent, it's a completely different language. You can speak perfectly English like Queen Elizabeth, then you go to Mumbai, nobody understand what you say. Col tuo insegnante puoi progredire nella lingua seguendo i tuoi tempi e la tua predisposizione, il che è senza dubbio la condizione ideale per imparare una nuova lingua. Cliccando sul link in descrizione e usando il coupon TIOZZO avete a disposizione una prova gratuita di 10 minuti con un insegnante a vostra scelta e con lo stesso codice potete avere uno sconto del 40% su uno qualunque dei piani a disposizione, il che facendo due conti significa circa 6 euro per mezz'ora di lezione privata, cioè fate voi. Detto questo, torniamo a Salihard. Da Salihard ci siamo poi spostati verso una piccola città nota come Harp Sievernie Sianie, che significa aurora boreale, Sievernie Sianie, magari insomma porta fortuna, soprattutto siamo ai primi di aprile, siamo al circolo polare, quindi ancora ce la possiamo fare, diciamo, le giornate sono già molto lunghe, ma le possibilità ci sono ancora. Ci si può arrivare o in macchina oppure tramite un treno che, come tutti quanti i treni dell'Artico Russo, segue ferrovie costruite tra gli anni 30 e gli anni 50, sfruttando la manodopera dei prigionieri del Gulag, no? Arrivarci in macchina, dicevo, è interessante perché si attraversa tutto il fiume Ob ghiacciato, così in scioltezza, parliamo insomma di 2 chilometri circa da una sponda all'altra, tutto su strada completamente ghiacciata, che praticamente mi hanno spiegato da novembre a maggio si attraversa senza problemi, poi a maggio c'è una settimana in cui devono aspettare che il ghiaccio si sciolga del tutto e poi l'attraversano con i traghetti, ma il vero problema è a novembre quando il ghiaccio si forma ma ancora non è abbastanza spesso per farci passare le macchine, quindi bisogna aspettare almeno un mesetto di solito, e in quel mese o si va da una parte all'altra con gli overcraft oppure con gli elicotteri, perché i traghetti non possono andare, le macchine non possono andare e ponti in quella zona non ce ne sono. Questa è la casa dove faremo una piccola tappa di avvicinamento, dormiremo qua questa notte, poi domani mattina inforchiamo le motoslitte e via dai pastori. Bene,
Siamo pronti per iniziare l'avventura, avventura che inizia, diciamo, in maniera abbastanza ruvida, perché è arrivata subito una tempesta di neve, quindi ci toccherà fare il tragitto in motoslitta con venti a tipo 70-80 km all'ora, che è già parecchio se sei in motoslitta, insomma. Beh, iniziamo bene. A quanto pare è stato deciso che Daniel sta dietro la motoslitta e io sto dietro con i bagagli, il che vuol dire che se piglio una sbandata e cado per terra nessuno mi troverà mai più. Però spero che ogni tanto si guardino indietro. Lo prossimo in aiutare ma te sto io a tappo. Previdenza. Quello alle mie spalle è un tipico accampamento del popolo Nienitz ed è in particolar modo quello dove staremo nei prossimi giorni. Vi spiego un po' come è strutturato. Allora, vedete, ci sono queste tre chum, sono le tende principali, no? Si chiamano così, chum, e sono costituite da pali di legno messi a, diciamo, a raggiera, ricoperti da pelli di renna. Ora, al giorno d'oggi solamente la parte interna viene fatta con le pelli di renna, la parte esterna viene fatta con tessuti che si comprano, insomma, in città, no? Però in maniera tradizionale, per fare una di queste tende occorrono circa 80 pelli di renna. Tutte le slitte qua fuori invece contengono le cose che servono per la vita, quindi i vestiti per l'inverno, i vestiti per l'estate, gli utensili eventualmente, ma soprattutto cibo, provviste, che ovviamente a queste temperature stanno in un gigantesco enorme frigo naturale, che ovviamente coincide anche con i bagni, perché insomma tutto ciò che è necessità fisiologica, no? Insomma, se siamo capiti. In questo viaggio non sono solo, ma in compagnia del mitico Daniel Cardan. Insieme ci siamo organizzati questa follia che ci riserva fin da subito delle situazioni davvero al limite. Infatti, appena arrivati al campo, la tempesta che era prevista dalle previsioni è arrivata in tutta la sua violenza. Arrivano delle raffiche di vento che sono veramente micidiali, saranno almeno a 120 km all'ora. E c'è un problema serio perché le tende rischiano di saltare a questo punto. Infatti le stanno bloccando con le slitte appoggiate e stanno mettendo ulteriori puntelli. Veramente una situazione... Allora, sono già in realtà al secondo giorno di viaggio, ma ieri è stato un po' un casino. Però egoisticamente, devo dire la verità, da fotografo meglio di così non mi poteva andare, perché fare un reportage di una situazione così estrema, così artica, insomma, è una cosa che non capita tutti i giorni, quindi no, da un lato è andata bene. Però adesso che ci siamo sistemati, che la tempesta va a calare, fatemi raccontare due cose su questo popolo, cioè sui Nenzi. Allora, esistono due tipi di Nenzi, che sono i Nenzi della foresta e i Nenzi della tundra. Ovviamente questi sono quelli della tundra, diversamente non saremmo qui. Sono un popolo che è di antica derivazione uralica, quindi il loro aspetto è particolarmente asiatico, diciamo. E per quanto i giovani ormai parlino abbastanza bene il russo, i vecchi, insomma, di questa comunità si esprimono in un russo molto molto basilare, che è probabilmente anche inferiore al mio personale, perché appunto loro parlano tra di loro solo nella loro lingua. Fin dai tempi della preistoria la vita di questo popolo ruota intorno all'alternanza di tre elementi fondamentali, che sono: uno, il clima e l'alternanza delle stagioni, quindi gelo, disgelo, eccetera eccetera; due, la vita delle renne e dei pesci che vivono nei fiumi di questa zona; e tre, quella dei loro cani. Essenzialmente loro devono seguire il ciclo vitale delle renne. Dal
momento che le renne, si dice, non mangiano mai nello stesso posto, ma dopo aver brucato in una certa zona vogliono spostarsi per andare a brucare da un'altra parte, loro le seguono e questo fa di loro un popolo che è da sempre nomade. Quindi loro montano e smontano queste chum che vedete alle mie spalle e seguono le renne, le spostano nelle loro migrazioni. L'intera loro economia ruota intorno alle renne, per cui con le loro pelli ci fanno le tende, i tappeti, le coperte, i vestiti, i guanti, gli scarponi e tutto quanto. La carne di renne insieme ai pesci pescati in questi fiumi sono l'unica cosa che mangiano, insieme ai frutti di bosco che si trovano durante l'estate. E ovviamente la presenza dei cani è fondamentale, perché oltre a essere degli ottimi animali da compagnia, li aiutano moltissimo a recuperare le renne che durante la stagione invernale stanno lassù su queste montagne. In questo momento non vedete renne intorno a me, ma tra poco le porteranno, perché siamo in un momento in cui sta per iniziare una migrazione. Tutto questo equilibrio ovviamente al giorno d'oggi è molto minacciato e storicamente le cose per i Nenets si sono fatte molto complicate. Adesso vi racconto perché. Ai tempi di Stalin, quando l'Unione Sovietica passò all'economia completamente collettivizzata, l'idea che ci fossero dei nomadi che possedevano delle renne private a spasso per la tundra era inconcepibile per i comunisti. Quindi i Nenzi furono obbligati a stabilirsi in città e questo fu un disastro culturale enorme, perché gran parte di loro finì per sovietizzarsi, perdendo del tutto le proprie radici. E chi non ci riusciva finiva in un baratro di depressione e alcolismo, specialmente gli uomini la cui vita, in città, non aveva più un senso, essendo abituati da secoli a vivere nella natura. Dopo la morte di Stalin, la stretta si allentò e i Nenzi tornarono a vivere come nomadi, sempre però con il problema di vivere in uno stato completamente comunista. In quel periodo, essendoci comunque un'economia collettivizzata, alcune renne erano dello Stato, altre renne erano loro personali, no? Allora venivano gli ispettori per capire quali erano le renne dello Stato e quali le proprie. Quindi i Nenzi si inventavano una serie di stratagemmi per ingannare gli ispettori, perché mischiavano le proprie renne a quelle collettive, per cui nessuno riusciva a capire, insomma, dove fosse la distinzione. Tutto questo si capisce meglio se si comprende che per i Nenzi le renne non sono semplicemente degli animali, ma sono realmente l'equivalente di un conto in banca, al punto che chiedere quante renne hai a un Nenets è considerato assai maleducato e inopportuno. Le renne sono animali straordinari, veramente dotati da madre natura di qualunque superpotere possibile per vivere bene a queste latitudini. Per farvi un esempio, hanno gli occhi che cambiano colore tra l'inverno e l'estate per saper gestire meglio, e le notti polari, quando non sorge mai il sole, e l'estate con il sole di mezzanotte. Hanno un fiuto che gli permette di percepire la presenza di cibo anche sotto mezzo metro di neve. Hanno degli zoccoli che durante l'estate si espandono per camminare meglio sul terreno acquitrinoso, e durante l'inverno invece si compattano, per diventano praticamente delle zappe perfette per scavare e mangiare. Quando si tratta di correre arrivano addirittura a raggiungere 80 km all'ora, insomma sono veramente dei portenti della natura, ed è anche per questo che ovviamente i nomadi li usano per trainare le loro slitte, per portare grossi carichi nelle loro migrazioni, eccetera eccetera. Naturalmente una renna non è che la convinci così da un momento all'altro ad abbandonare il suo gregge e farsi legare e trascinare una slitta, ovviamente, no? Per cui il pastore deve trovare un modo per avvicinarla e, diciamo, tirarla a sé. Per fare questo loro utilizzano un lazzo, fanno un nodo intorno a una corda e poi la lanciano al gruppo di renne che corrono, nella speranza che qualcuna ci si inciampi dentro, le gambe gli vengono legate, ovviamente la renna poi casca, è una scena non piacevole da vedere, però questo è il modo in cui loro le possono fermare, immobilizzare e poi utilizzare per i loro scopi. Naturalmente le renne più fortunate sono quelle che finiscono per trainare una slitta, no? Come quella dove sono seduto adesso, come quella con cui hanno portato la legna per i prossimi giorni. Quelle meno fortunate finiscono dietro quella collinetta dove circa 20 minuti fa il mio vicino di tenda ha tagliato la gola a una di loro. Ora, lo so che questa è una cosa brutta, io sono il primo, no? Sono un vegetariano, quindi contrario a qualunque forma di violenza sugli animali. Però, insomma, ecco, se avete provato un dolore all'immagine di questo signore che recide la gola, una di quelle bellissime renne delle favole di Babbo Natale, eccetera, eccetera, insomma, considerate seriamente quello che mangiate, considerate se mangiate abitualmente carne, insomma, non è che la carne spunta sugli alberi, no? Gli animali vengono uccisi per fare la carne, quindi se queste cose vi dà fastidio, mi sento personalmente di consigliarvi di provare, perlomeno, a provare uno stile di vita vegetariano. Io lo sono da 5 anni, sto benissimo, ne sono felicissimo, riesco anche a esserlo qui in mezzo ai Nenets. Mangiare vegetariano in questo viaggio è stato in realtà molto semplice, perché non è che ci vada una laurea a fare una spesa di cibo per 6 giorni da tenersi in valigia. Hanno persino preparato della pasta. Pasta fciume. Pasta fciume. Samo infusione pasta.
Ci sarebbe un po' da dire, no? un po' scotta, un po' manca di sale, ma insomma, chiaramente ci sono tutte le attenuanti del caso. Ma inevitabilmente, se dovessi vivere la mia intera vita in questa terra e in questo modo, sarebbe assolutamente impossibile rinunciare alla carne o al pesce. La violenza sugli animali, per i Nenzi, è infatti condizione essenziale alla sopravvivenza, perché diversamente non esisterebbe alcun cibo commestibile. Naturalmente lo stesso non si può assolutamente dire per noi che viviamo in climi temperati dove abbiamo di tutto. Comunque sia, di questo e altro ho discusso nel mio secondo libro, Una scelta d'amore, che tra poco uscirà in tutte le librerie. Giorno 3 nel mio mondo fatto di chum e poco altro. Il tempo si è dato un po' una calmata, non c'è più il vento di ieri e l'altro ieri, ma c'è una debolissima nevicata e non fa neanche freddo, onestamente, perché una volta che il vento passa ovviamente tutto si semplifica. La vita procede in maniera assolutamente semplice e tranquilla. Chiaro, ci sono un po' di inconvenienti per noi uomini di città, no? Abituati ad altri tipi di comfort. Uno su tutti, ovviamente, non ci si fa la doccia, però quello si può aspettare. Ci sono altre esigenze dove è più difficile aspettare, diciamo. Al netto di queste amenità, comunque, questi sono già dei Nenzi abbastanza civilizzati, per così dire, no? Perché hanno le motoslitte, hanno generatori di corrente se ci dovesse essere bisogno. Cioè, in pratica, quando ci hanno detto se volete per un paio d'ore possiamo accendere il generatore elettrico, abbiamo trasformato la CHUM in una media company. Gli Uffizi, Daniel li chiama gli Uffizi nel CHUM. Eh no, perché qua ci abbiamo un sacco di batterie da caricare. Io sono contentissimo di questo. Certo, a questo punto i 200 euro spesi in power bank e batterie di ricambio. Hanno le motoseghe, hanno anche dei prodotti alimentari che si comprano nei negozi. Insomma, hanno un'interazione con la civiltà che dopo tutto è solamente a 60 km da qua. E anche nei mesi invernali, quando fa freddissimo qui, tipo 50 gradi sotto zero, loro non vivono nelle CHUM, ma vivono in un appartamento a Salihard. Quindi sono, diciamo, semi-nomadi, diciamo nomadi solamente da marzo a dicembre più o meno. Esistono naturalmente ancora dei Nenzi che sono completamente esclusivamente nomadi, senza nessun tipo di ausilio tecnologico, come nella preistoria praticamente, ma sono molto più dispersi a nord, lontano dalle forme di civiltà. Noi comunque adesso andremo a conoscere un'altra famiglia, inforchiamo le motoslitte con il nostro amico Dorothy e andiamo a continuare la nostra esplorazione antropologica. Abbiamo fatto una sosta qui in mezzo al niente, perlomeno quello che a me sembra il nulla più assoluto, perché ovviamente non si vede nient'altro che bianco intorno, per lasciare le slitte che stavamo trainando con le motoslitte. Una di queste contiene la pelle della renna uccisa ieri, che è ancora insomma è sporca di sangue, ed è una slitta che contiene dei vestiti invernali, e un'altra slitta contiene invece della benzina e degli altri prodotti. Essenzialmente loro le mettono qui perché qui poi andranno a fare il campo durante la migrazione, quindi si portano un po' avanti con il lavoro. Dopo altri 40 km in motoslitta giungiamo a un piccolo accampamento con appena due tende, dove una famiglia aveva appena avuto un bimbo piccolo e alla modica cifra di 5.000 rubli hanno acconsentito a posare per il nostro reportage. Questo tipo di turismo sostenibile è molto importante per i Nenzi, perché è uno dei pochi modi con cui riescono a guadagnare i rubli che gli servono per comprare le motoslitte, i vestiti, il carburante e altre amenità che provengono dal mondo civilizzato, tra virgolette. Un'altra banale fonte di guadagno per loro sarebbe la vendita della carne di renna. Però questa cosa al giorno d'oggi è un po' un problema, perché in base alle nuove leggi governative, per vendere carne tu devi avere una sorta di certificato che l'animale sia in salute, che non abbia parassiti, insomma ci va un'ispezione veterinaria del bestiame prima di darlo alla macellazione per poi commercializzarlo. Ma ovviamente non ha senso applicare questa cosa qui ai Nenzi. Cosa fai? Mandi un ispettore veterinario in cima alle montagne a misurare come stanno tutte quante le renne. Però loro, non avendo questo tipo di certificato, non li autorizzano più a vendere la carne di renna, e questo è un grosso danno alla loro economia. Ma comunque sia, non è il danno peggiore. Diciamo che il pericolo principale che devono affrontare i Nenzi oggi è un altro, e ve ne parlo tra poco.
Attraverso le montagne siamo tornati al campo. Al campo qui c'è grande fermento perché sono in corso tutti i preparativi per la grande migrazione totale del campo insieme a tutte le renne, un fenomeno che prende il nome di Argish e che insomma richiede che tutto quello che vedete venga messo sulle slitte e portato verso nord con tutte quante le renne, quindi molte più di quelle che avete visto insomma nei minuti precedenti del video, che devono essere recuperate dalle montagne eccetera. È un'operazione mastodontica per loro, però questo è il modo in cui vivono. Piotr, che è il mio capo famiglia, diciamo, è da 2 giorni che sta costruendo slitte. Pensate, questa qua l'ha costruita da solo ed è fatta senza chiodi, totalmente incastro, semplicemente insomma tagliando il legno con una conoscenza di chissà quanti secoli tramandata di padre in figlio eccetera eccetera. Noi adesso ci riposiamo un po', anche se devo dirvi la verità faccio un po' fatica a togliermi dalla testa le immagini della macellazione di ieri proprio lì alla mia sinistra. Non la macellazione in sé, ma una scena in particolar modo. Voi immaginatevi la renna morta adagiata sul fianco destro con il fianco sinistro completamente squarciato e tutti gli organi interni ammassati lì sulla neve, di modo che il corpo della renna si era trasformato in un'enorme vasca cava piena di sangue. Ci saranno stati 6 o 7 litri di sangue tranquillamente, e in quel momento è arrivata la padrona di casa con un tegame e un secchio, e col tegame raccoglieva questo sangue, lo metteva in un secchio, poi se l'è portato nella tenda, l'ha messo a bollire insieme ad altre frattaglie dell'animale e poi ha dato da mangiare ai cani. E vi posso assicurare che vedere tutti questi cani che si lanciavano assatanati su questa ciotola piena di sangue bollito, con l'odore che c'era, vi lascio immaginare, veramente una scena splatter, una roba che Quentin Tarantino in confronto è un dilettante. Però insomma poteva anche andarmi peggio, perché da cosa mi hanno raccontato a volte i bambini arrivano, prendono delle tazze e se lo bevono direttamente così, il sangue delle renne appena uccise, perché questo vuole la loro tradizione, ritengono che dia forza e faccia crescere bene eccetera. Insomma, l'idea di quei bambini dolcissimi che vi ho appena fatto vedere che si buttano la faccia nel sangue di una renna appena uccisa, insomma, vabbè che io col mio passato chirurgico insomma il sangue non mi dà fastidio, però così è forse è un filo oltre i miei limiti. In tutto questo non vi ho ancora detto che cosa accade dentro al CIUM, perché da fuori insomma le abbiamo viste. Non è che ci sia molto da dire in realtà, perché semplicemente nel CIUM accade tutto in uno spazio sì e no di 15 metri quadri scarsi. Quando è ora di mangiare come adesso si mette un tavolino qua e la donna della famiglia in realtà passa praticamente tutto il giorno ad armeggiare con quella stufa laggiù. Tutto quanto ruota intorno alla stufa, sempre accesa, e su cui c'è sempre qualche pentola a scaldare. L'acqua durante l'inverno viene ottenuta sciogliendo la neve ed estate la si prende dai fiumi. La luce arriva solamente da un'apertura circolare nel punto in cui i pali si incrociano ed esce la canna fumaria. Come già detto, non esiste il bagno e la cosa che più si avvicina a un lavandino è questa roba qua. Quando giunge ora di fare la nanna, praticamente si tira giù questo telone che crea una tenda nella tenda, quindi potremmo chiamarlo una metatenda, all'interno del quale c'è Daniel che gioca al computer con le sue foto della Via Lattea fatte a Socotra. C'è la televisione qua, c'ho Vie Cerni Cardant da una parte e poi di qua c'è Pimp My Chum, dove c'è uno che sta aggiustando il motore della motoslitta, che io suppongo che gli stia togliendo le strozzature per farla andare più veloce, perché oggi andava bene, quindi non lo so. Come si faceva col Polini quando andava al liceo. Ve lo ricordate questa cosa, che c'erano quelli che giravano col motorino senza le strozzature? Secondo me sta facendo la stessa cosa. Naturalmente di notte non c'è nessuno che alimenti la stufa e quindi la temperatura scende rapidamente a poco più della temperatura ambiente, che nel nostro caso oscillava tra gli 0 e i meno 20 gradi a seconda dei giorni. Al mattino poi tutto ricomincia esattamente uguale al giorno prima, tipo giorno della marmotta. La struttura sociale dei Nenzi è estremamente semplice, cioè gli uomini fanno i lavori pesanti, quindi spaccano legna, costruiscono slitte, gestiscono le renne eccetera, e le donne invece si occupano di gestire il CIUM, quindi cucinano, preparano la carne, sciolgono la neve, stanno sempre intorno al fuoco, gestiscono il focolare della casa e nel tempo libero preparano i vestiti, che come qualunque cosa qui sono ovviamente fatti di pelle di renna. In particolar modo il vestito tradizionale si chiama malizia. E adesso Liena, che è la mia padrona di casa, sta cucendo i guanti di una nuova malizia che verranno fatti con la pelle della renna che è stata uccisa 2 giorni fa. E in particolar modo per i guanti mi hanno spiegato che si utilizzerà la pelle dello stinco delle renne, perché loro in qualche modo si rifanno completamente al modello naturale, cioè utilizzando per le proprie mani quello che le renne usano nelle loro, tra virgolette, di mani, no? Questa è la loro vita.
tutti i giorni, tutto il giorno. L'unica sensibile variante alla routine quotidiana consiste appunto nella grande migrazione e giunti al quinto giorno di viaggio finalmente eravamo pronti a iniziare il processo. Il sole splendeva, noi facevamo le foto alle famiglie del posto, finalmente vedevamo le montagne circostanti quando nel giro di 20 minuti, vi giuro, mentre i nostri vicini erano già a metà dell'opera di disfacimento della loro tenda. Oggi di nuovo è arrivata una tempesta per cui larghisce, la migrazione è rimandata in quanto sarebbe troppo pericoloso smontare tutto il campo e dirigersi verso nord in condizioni dove non sai se il tempo può peggiorare. La visibilità è già bassissima, c'è forte nevicata, forti raffiche di vento, insomma, è davvero molto pericoloso. Per cui per oggi stiamo qua, la gente qui intorno va a recuperare legna, noi facciamo fotografie alla tempesta e io personalmente mi godo un clima che per me, vi dico la verità, è un regalo, perché quest'anno voi sapete io l'inverno l'ho un po' saltato perché sono stato parecchio tempo a Mauritius, è stata un'esperienza bellissima, però non vi nascondo che la neve mi mancava e quindi trovarmi qui in queste condizioni è bellissimo, cioè mi piace veramente un sacco e voi sapete che questo è un po' il mio ambiente naturale. Ne approfitto per fare due parole sul cane tipico del popolo Nienets, che è il cane di razza Samoyeda. Ora, qui nel campo ci sono degli incroci, non ci sono dei Samoyedi puri, però tipicamente i Nienets allevano questo tipo di cane, che è fondamentale per aiutarli a gestire le renne, è un ottimo cane da compagnia. E c'è una curiosità, cioè il nome della razza, ossia Samoyedi, è anche il nome con cui in antichità venivano chiamati i Nienets, cioè Samoyedi, ma era un termine dispregiativo che è stato dato dai russi perché letteralmente in russo Samoyedi significa automangiatore, tra virgolette, cioè colui che si trova da mangiare da solo, insomma quelli che vivono lassù nella natura, che si procurano il cibo da soli, lontani dalla civiltà, eccetera. Ora poi col tempo questo nome è stato cambiato in quanto ritenuto dispregiativo ed è stata adottata la parola Nienets, che significa semplicemente uomo, persona autentica, diciamo uomo vero, ecco, che è sicuramente più edificante di Samoyedi, però questo nome è rimasto per la razza dei cani. Così, un trivia regalato così in mezzo alla neve. E stavolta la tempesta fu ancora più forte di quella di qualche giorno prima, che già di per sé era una delle più forti dell'anno. Buongiorno. Ticatiela sniate qui. Aleni, arghisce, se большая миграция. Нет. Purga, еще. Purghissima. Purga vuol dire tempesta di neve, specialmente la tempesta. La cosa bella è che i nostri vicini di casa hanno già smontato la tenda e quindi sono senza casa, perché è impossibile rimontarla in queste condizioni. Il tempo è cambiato veramente in un secondo e niente, almeno noi una casa ce l'abbiamo ancora, per poco a giudicare dai rumori, però cioè, madonna che vita che fanno questo, non tacchi gisni un option. Mamma mia, estremalni. Estremissimo. La prossima volta che vi lamentate delle cose, perché pensate che c'è gente che vive così e per le quali tutto quello che avete visto è normale. Cioè non si sono mica scomposti, mica si sono detti no vabbè così capita, sì, a volte succede. No, in agdab vaiti, no, non dicevo strascio. Sì. sì. A Daniel piace l'italiano. Imun ravezza kak slucheti italianski jezik. Ничего не понимает, но ему нравится. Язык Данте Алигьери. Can listen it forever. Così passò un altro giorno nella calma e nella quiete del Chum, durante il quale mi cimentai nelle varie operazioni di vita quotidiana dei Nienets. Accenditi. Questi Nienets sono bravissimi a fare tutto, no? Però la pasta si può migliorare. E allora, visto che loro mi hanno insegnato tante cose, vi insegno qualcosa anche io. Basta. Basta, chiudo. Giorno 6 e tentativo numero 3. Dai che ce la facciamo stavolta. Di nuovo il tempo promette, ma qua se tra 5 minuti siamo di nuovo in merda come ieri, non si fa neanche oggi, domani c'è l'aereo, quindi l'ultimo tentativo possibile. Dai che ce la facciamo a spostarci. E soprattutto, vi dico la verità,
mi girano un po' le balle, perché il nostro vicino che ieri è rimasto senza casa, sto parlando per cortesia, e allora è andato a ripararsi in una tenda di un amico più in giù, e laggiù la tempesta non c'era, e ieri sera c'era l'aurora boreale. Il campo è stato sbaraccato, ma il lavoro più complesso di tutti consiste nel radunare tutte le renne e prenderle a gruppi di quattro per legarle alle singole slitte in modo da formare il convoglio. Non è un processo semplice, è un processo estremamente macchinoso che richiede un gran lavoro di squadra, parecchio tempo, diciamo che sono qui da circa 2 ore a lavorare, e innanzitutto viene creato un recinto artificiale con le slitte per poi spingervi all'interno forzatamente una parte del branco, da cui a gruppi di quattro vengono messe nelle singole slitte, ma il resto del branco è fuori che gira intorno perché riesce a fuggire questa prima parte, e quindi il resto delle renne vengono poi prese al lazzo. È un lavoro complesso, a volte bisogna prendere la motoslitta per andarle a inseguire se le renne cercano di scappare, insomma. Siamo circa a metà strada, ci siamo fermati per fare un po' di sosta per le renne, perché comunque non deve essere la cosa più leggera per loro, ma è veramente incredibile la scena a cui si assiste, sembra di essere sul set di un film con questa carovana modello Far West stile Sergio Leone, però totalmente circondato di neve. Veramente è pazzesco pensare che ci siano delle comunità che ancora al giorno d'oggi vivono così. Questa, per intenderci, è la stessa vallata dove siamo passati l'altro giorno, solo che non si vedeva niente intorno. Adesso finalmente mi accorgo che, come sospettavo, è un posto pazzesco. Gli Urali artici sono veramente di una dolcezza di linee molto 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 speciale, hanno tutta una loro personalità, molto bello, ci piace. E dunque siamo arrivati, sono stati di un veloce a montare queste tende che non ve lo potete immaginare, cioè ho fatto in tempo a entrare nella tenda che era già pronta per bere un tè, e quando il tè era finito sono uscito, cioè 10 minuti ed erano già su, cioè veramente pazzesco. E allora tra 2 settimane smonteranno tutto e andranno verso nord, e dopo 2 settimane ancora, eccetera eccetera, seguendo delle rotte migratorie che probabilmente si tramandano di generazione in generazione da secoli e secoli, no? E in questo punto qua casca, diciamo, il grande problema che devono affrontare i nenzi moderni, di cui vi ho accennato all'inizio ma di cui non vi ho ancora parlato, e che è la grande industrializzazione della penisola di Yamal. Perché? Perché nella penisola di Yamal si trova tipo il 90% del gas naturale che la Russia esporta in giro per il mondo, anche noi europei, e addirittura c'è il 15% dei giacimenti di gas naturale del mondo, cioè veramente è una miniera d'oro da questo punto di vista. E negli ultimi circa 20 anni la Gazprom ha creato il suo impero vero e proprio in questo territorio, creando sempre più siti di trivellazione, siti di estrazione, nuove città industriali, eccetera eccetera. Questo va a intaccare le rotte migratorie dei nenzi, e oltretutto durante l'estate crea anche un problema, perché le vibrazioni causate dalle trivellazioni ostacolano il movimento dei pesci nei fiumi, che sono, diciamo, l'altra fonte di cibo che hanno oltre alle renne. Questo è un po' un problema che si dovrà vedere in futuro, ma fin quando la Russia avrà un'economia incentrata sugli idrocarburi, obiettivamente, insomma, per i nenzi ci sarà vita difficile, perché questo territorio verrà sempre più sfruttato da questo punto di vista. Voi considerate che laddove la maggior parte delle regioni artiche in giro per il mondo si stanno spopolando, la penisola di Yamal sta conoscendo in realtà una crescita demografica, proprio perché ci sono un sacco di opportunità di lavoro legate alle industrie del gas che da altre parti non ci sono, e questa è inevitabilmente una realtà
con cui in Enzi dovranno fare i conti nel futuro, insieme all'altra triste realtà del cambiamento climatico che gli cambia le carte in tavola. Specialmente ad essere impattante è il momento in cui i grandi fiumi ghiacciano e quando invece si disgelano, perché questo ovviamente impatta notevolmente sulle possibilità di movimento, sulla stagionalità della migrazione, eccetera eccetera. In relazione a questi due fenomeni si sta assistendo negli ultimi anni all'insorgenza di un vero e proprio attivismo ecologico da parte dei Nenzi, no? Che però ovviamente non ha ancora sortito nessun risultato, perché vi lascio immaginare un popolo di nomadi ridotto a pochissime persone ormai che deve combattere contro il gigantesco orso russo. Insomma, è una battaglia persa in partenza. Il viaggio giunge quindi alla fine esattamente dove era iniziato, ossia Harp, ma stavolta non intendo il nome della città da cui siamo partiti, bensì la parola con cui i Nenzi indicano l'aurora boreale, stupenda ciliegina sulla torta al termine della nostra avventura e che ci siamo dovuti sudare al prezzo di un discreto sacrificio. Ce la siamo sudata sta aurora boreale, porca miseria, 50 km in motoslitto a 20 sotto zero, come potete notare. Ho avuto giorni più caldi nella mia vita, ecco. È stata forse una delle principali botte di freddo di tutta la mia vita, nel cuore della notte e sul filo del rasoio del tempo, per arrivare in orario in aeroporto per il volo di ritorno a Mosca, ma ne è valsa assolutamente la pena. È un viaggio questo che nella sua assoluta estremità mi lascia infiniti spunti di riflessione sul senso della vita e su come le sovrastrutture che rendono la nostra vita così complicata siano totalmente estranee a questa gente che paga il prezzo di questa immensa libertà con una vita ai limiti della sopravvivenza in un ambiente brutale se non addirittura feroce. In tema di violenza può destare stupore che un vegetariano si sia andato a infilare in questo contesto, ma vi stupirà di più sapere che nessuno dei Nenzi mi ha fatto mezza domanda o mezza osservazione sul perché io avessi questa abitudine che ai loro occhi è persino incompatibile con la vita. È una cosa che mi ha fortemente stupito e l'impressione che ho avuto è che nella loro società l'unica cosa che conta è essere vivi, in forze, in salute e felici di ciò che si fa. Qualunque altra idea o pregiudizio diventa del tutto insignificante. Da questo punto di vista, credo che loro abbiano compreso la vita molto meglio di noi e se fossimo in grado di ricordarci l'importanza di questi valori che diamo tutti gravemente per scontati nel nostro mondo, tra virgolette, evoluto, solo a quel punto potremmo realmente considerarlo evoluto. Un'esperienza in un ambiente così primordiale è di per sé una grande occasione di ricordarsi le vere priorità della vita, ma allo stesso tempo sarebbe sbagliato dimenticarsi che da contesti diversi derivano responsabilità diverse, ad esempio nei confronti di ambiente e animali, e quindi che qualunque paragone tra la nostra vita e quella dei Nenzi lascia realmente il tempo che trova. Viaggiare, comunque, non serve a costruire giudizi e a trovare alibi per i propri difetti, quanto a trovare una fonte di ispirazione per migliorare sempre di più se stessi, e se fossimo in grado di capirlo, sarebbe anche questa una ciliegina sulla torta, proprio come l'aurora che danza sopra il campo che, mentre monto questo video, sarà già stato spostato almeno un altro paio di volte verso il mare di Kara. Questa, fanciulli, era la vita dei nomadi del popolo Nienez, questi i loro visi, queste le loro case e il loro senso della vita che oscilla fragile tra i ritmi di una natura estrema e una percezione del tempo rimasta immutata nel corso dei secoli, che oggi ho voluto regalarvi con questo video. Povezlo? Это вкусно, нет? Detto ciò, le tende le abbiamo sbaraccate, le renne le abbiamo spostate, la legna l'abbiamo tagliata, è un giorno come un altro nel mondo dei Nenzi. No vabbè ragazzi, io questa pensavo di non raccontarvela perché non era così necessaria, perché semplicemente è l'ultimo giorno, abbiamo l'aereo domattina alle 9, però c'è un tempo bellissimo, vogliamo vedere l'aurora boreale, stasera c'è previsione di K5, per cui volevamo vedere se riuscivamo a fermarci qui e organizzare un transfer proprio all'ultimissimo secondo, no? Il problema è che non c'è connessione internet, telefonica e niente. E allora Dorothy ci ha detto, guardate, in cima a una montagna c'è connessione telefonica, per cui se prendiamo la motoslitta, facciamo 10 km, andiamo in cima alla montagna, potete telefonare e organizzare. E fin qui tutto a posto, non c'era bisogno di fare sto sproloquio nel video, ma il problema è che dopo 10 km di motoslitta, in questa natura qua, cioè siamo in Antartide, avete capito? Cioè non c'è niente intorno, la desolazione più assurda, un deserto di neve, che c'è in cima alla montagna? Che c'è? C'è un telefono! Ma c'è un telefono verso, ma queste cose solo in Russia, raga, cioè ma com'è possibile una cosa? Dorothy, Dorothy, ma che cosa smogli? Sto tanto passando il telefono. Cosa passa il telefono? Tu, non lo sai. Questa è una cosa incredibile.